di Via Sicilia, Comunità Mi Evangelica chiamo Luterana di Julius, Roma. ho 9 anni e mi piace molto partecipare al culto dei bambini in questa comunità. Sono affascinato dalle storie di Gesù e mi piace anche come lui si comporta. La mia domanda è: cosa ti piace più dell'essere papa? La domanda del piccolo Luis, rivolta al Papa. Che cosa ti piace di più dell'essere Papa? Che ha suscitato anche il sorriso da parte della comunità. La risposta è semplice. Quello che mi piace. Se io domando a te cosa ti piace più del pasto, tu dirai la torta, i dolci, o no? Ma mi sogna mangiare tutto. La cosa che a me piace, sinceramente, fare il parroco. Fare i pastori. Non mi piace fare lavori di bureau, non mi piacciono questi lavori, non mi piacciono fare interviste protocollari. Questa non è protocollare, è familiare. Ma devo farlo. Perché cosa mi piace più? Fare il parroco. E un tempo, mentre ero rettore della facoltà di teologia, c'era una parrocchia accanto alla facoltà e io ero il parroco. E tu sai, mi piaceva insegnare il catechismo ai bambini. E la domenica fare la messa con i bambini. C'erano più o meno 250 bambini. Era difficile che tutti stessero in silenzio, è difficile. Ma il dialogo con i bambini. E questo mi piace, tu sei un ragazzo e forse mi capirei. Voi siete concreti, voi non fate domande, quelle che sono sull'aria, teoriche. Oh, perché questo è così? Perché, ecco, mi piace fare il parroco e facendo il parroco quello che più mi piace è stare con i bambini, parlare con loro. E si impara tanto, si impara tanto. E fare il Papa, mi piace fare il Papa con lo stile del parroco. Servizio. Mi piace. Nel senso che mi sento bene quando visito gli ammalati, quando parlo con le persone che sono un po' disperate, tristi. Amo tanto andare in carcere, ma non che mi portino in galera, perché parlare con i carcerati. Tu sai, non so se forse tu capirai quello che ti dirò. Ogni volta che io entro in un carcere, mi domando a me stesso, perché loro e io no? E lì sento la salvezza di Gesù Cristo, l'amore di Gesù Cristo con me. Perché è lui che mi ha salvato. Io non sono meno peccatore di loro, ma il Signore mi ha preso dalla mano.
anche questo lo sento. E quando vado in carcere sono felice. Come fare il Papa e fare il Vescovo, fare il Parroco, fare il Pastore. Se un Papa non fa il Vescovo, se un Papa non fa il Parroco, non fa il Pastore, sarà una persona molto intelligente, molto importante, avrà molto influsso nella società. Io penso che nel suo cuore non è felice. Non so se ho risposto a quello che tu volevi sapere. Ora la seconda domanda al Papa. Mi chiamo anche De Bernardinis e, come molte donne della nostra comunità, sono sposata con un italiano che è un cristiano cattolico romano. Viviamo felicemente insieme da molti anni, condividendo gioie e dolori. E quindi ci duole assai l'essere diviso nella fede e non poter partecipare insieme alla cena del Signore. Che cosa possiamo fare per raggiungere finalmente la comunione su questo punto? Grazie, Signore. La signora Anche De Bernardinis ha posto un'altra domanda al Papa: cosa possiamo fare per raggiungere la comunione? Lei è luterana e mentre il marito la domanda è cristiano cattolico romano. Condividere la cena del Signore non è facile per me risponderla, soprattutto davanti a un teologo come il Cardinal Casper. Ho paura. Io penso che il Signore ci ha detto, quando ci ha dato questo mandato, fate questo in memoria di me. E quando condividiamo la cena del Signore, ricordiamo e imitiamo, facciamo lo stesso che ha fatto il Signore Gesù. La cena del Signore ci sarà, il banchetto finale nella Nuova Gerusalemme ci sarà, ma questa sarà l'ultima. Ma nel cammino mi domando, e non so come rispondere, ma la sua domanda la faccio mia e io mi domando. Condividere la cena del Signore è il fine di un cammino, o è il viatico per camminare insieme? Lascio la domanda ai teologi, a quelli che capiscono. È vero che in certo senso condividere e dire che non ci sono differenze tra noi, che abbiamo la stessa dottrina, sottolineo la parola, parola difficile da capire, ma io mi domando,
Ma non abbiamo lo stesso battesimo? E se abbiamo lo stesso battesimo? Dobbiamo camminare insieme. E lei è una testimonianza di un cammino anche profondo, perché è un cammino coniugale, è un cammino proprio di famiglia, di amore umano e di fede condivisa, no? Abbiamo lo stesso battesimo. Quando lei si sente peccatrice, anche io mi sento tanto peccatore, quando suo marito si sente peccatore, lei va davanti al Signore e chiede perdono. Suo marito fa lo stesso e anche va dal sacerdote e chiede la soluzione. Sono rimedi per mantenere vivo il battesimo. Quando voi pregate insieme, quel battesimo cresce, diviene forte. Quando voi insegnate ai vostri figli chi è Gesù, perché è venuto Gesù, cosa ci ha fatto Gesù, fate lo stesso, sia in lingua luterana che in lingua cattolica, ma è lo stesso. La domanda, la cena, ci sono domande che soltanto se uno è sincero con se stesso e con le poche luci teologiche che io ho, si devono rispondere lo stesso. Vedete voi. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, ha detto il Signore. Fatevi in memoria di me. E questo è un viatico che ci aiuta a camminare. Io ho avuto una grande amicizia con un vescovo episcopaliano, 48enne, sposato, 2 figli. E lui aveva questa inquietudine. La moglie cattolica, i figli cattolici, lei vescovo. Lei accompagnava la domenica sua moglie e i suoi figli alla messa e poi andava a fare il culto con la sua comunità. Era un passo di partecipazione alla cena del Signore. Poi lui è andato avanti, poi il Signore lo ha chiamato un uomo giusto. La sua domanda soltanto la rispondo con una domanda: come posso fare col mio marito perché la cena del Signore mi accompagni la mia strada? È un problema che ognuno deve rispondere, ma mi diceva un pastore amico: ma
Noi crediamo che il Signore è presente lì, è presente. Voi credete che il Signore è presente? E qual è la differenza? Sono le spiegazioni, le interpretazioni. La vita è più grande di spiegazioni e interpretazioni. Sempre fate riferimento al battesimo. Una fede, un battesimo, un Signore. Così ci dice Paolo. E di là prendete le conseguenze. Io non oserò mai dare permesso di fare questo perché non è competenza di me. Un battesimo, un Signore, una fede. Parlate col Signore e andate avanti. Non oso dire di più.